25.000 persone unite dalla vita, dalla voglia di poter respirare l'aria della propria città e mangiare i frutti dei loro campi, hanno sfilato per le vie della Terra del Fuoco per chiedere che questo semplice diritto venga rispettato. È stata una vera e propria via crucis, quella vissuta nelle strade che da Versa portano a Caivano, per chiedere che tutta la zona che va dall'area sud di Caserta a quella nord di Napoli venga bonificata. Un intero popolo si è svegliato, ha commentato soddisfatto Don Maurizio Patriciello, sacerdote anticlan e vera anima della mobilitazione fortemente voluta dal vescovo di Aversa, Angelo Spinillo. Questa fiumana umana sta a dire che veramente la gente è stanca e chi ci governa ne deve prendere atto. Stasera è successa una cosa importante, io sulla croce non ho voluto il crocifisso, ho voluto il Cristo risorto per dire che questa sera, 4 ottobre, si mette il punto, si mette la parola fine a uno scempio che si è perpetuato per troppo tempo e comincia veramente la parola risurrezione. Dobbiamo risorgere, come ha detto il Vescovo, da questa situazione, perché se no non siamo neanche più degni di essere chiamati uomini. In queste ore proseguono le operazioni delle forze dell'ordine alla ricerca di altri veleni sotterrati in questi campi. Il corteo, oltre 3 chilometri tra la testa e la coda, è stato aperto da un crocifisso portato da un sacerdote, dietro al quale hanno sfilato centinaia di bambini coi palloncini bianchi e tante scritte per chiedere appunto che continui la ricerca e che poi venga fatta la bonifica. Perché in questa zona della Campania è sopra la media nazionale il tasso di mortalità dei bimbi per tumore. Io chiederò al Ministro dell'Ambiente di stanziare immediatamente i fondi che servono per la bonifica, perché è fondamentale avviare la bonifica immediatamente, ma anche aiutare poi i bambini, le famiglie che oggi già sono vittime, insomma, delle conseguenze di questa catastrofe a essere curati nel modo migliore.